Uci bel, sopra bel, uricina bella, so sorella, buchino de fra, campanile de suna. Oh, ma lo sai che sei simpatica pesa. Ascolta, io adesso devo andare. Fum, che ci vediamo domani a mezzogiorno sotto i gobbi. Ok, domani a mezzogiorno sotto i gobbi va bene. Fatta, sono le 14 e non si vede. Cara la mia capite. Che tananai che so. Magari non sa cosa sono i gobbi. I gobbi sono un altro dei nomi con cui si chiamano i mazzi delle ure. Per il popolo, Tone e Battista. Adala che bei. Chissà chi è Tone e chi è Battista. Sono fatti in rame. Vestono come dei fabbri e hanno un martelletto con il quale battono le ore su una bellissima campana in bronzo. Occhio che poi mazzi si è tradotto in matti dalle ore, ma in realtà sembra che derivi da maschi, ovvero uomini forti, dallo spagnolo macho, machi, match. E c'è anche qualcuno che dice che derivi da automati, degli automat, automatch, ma match, ti match. Ah, e poi non so neanche perché, ma la Veroldi nel 700 li chiamava etiopi. E poi Tone e Battista. La tradizione vuole che sia stato un impiegato comunale sposato ad una poetessa dialettale a soprannominarli così. Amati dal popolo, dal 1851 Tone e Battista guardano Brescia dall'alto di quella che è chiamata Torre dell'Orologio, che fu eretta tra il 1540 e il 1150 dall'architetto bresciano Lodovico Beretta, che graffassò anche Palazzo Loggia. Nel 1546 fu ultimato dal rezzatese Paolo Gennari lo splendido orologio astronomico al quale i matti sono collegati tramite precisissimo meccanismo in ferro battuto. Oh, mega capisce niente, ma questi ingranaggi fanno girare un gioiello unico al mondo e soprattutto dal 2010, dopo vari restauri, ancora funzionante. Tra l'altro, si era fermato pochi giorni dopo lo scoppio della bomba di Piazza Loggia. L'esplosione aveva fermato e aveva fatto incrinare i meccanismi in seguito alle forti vibrazioni. Guardate il quadrante, che bel! Le autorità diedero incarico a Gian Giacomo Lamberti di dipingerlo e gli dissero anche i colori che doveva utilizzare, oro zecchino e blu pannonico. Il quadrante indica un sacco di cose, le ore, i movimenti del sole, i segni zodiacali, però è interessante vedere una cosa, guardate come sono messe le ore. L'orologio di Piazza Loggia, con la sua scansione all'antica, ci ricorda un lontano metodo di misura del tempo, quando la vita seguiva i ritmi della natura. Era definito all'italiana e considerava il tramonto del sole come il termine del giorno corrente e l'inizio del giorno nuovo. Per quello, la posizione che per noi è mezzanotte, qua è messa tra le 18 e le 19. Give us me. E poi c'è anche un orologio sul lato opposto della torre, molto più semplice e non si sa neanche chi l'abbia disegnato. Oh, ma quella è la tipa di ieri, Chiara! Ti stavo aspettando da mezzogiorno, ma... I gobbi sono questi, non lo sai? Certo che lo so, non avevo voglia di vederti. Chiara, stai zitella, vero? Sì. Già, il proverbio non sbaglia. No che fondo più sgarbada, de che la caputo l'è restata. Passate una buona giornata. Thank you.